L'uomo e l'ambiente naturale, un rapporto che è divenuto sempre più difficile con il trascorrere del tempo. Agli albori della nostra specie, la lotta era per la difesa dell'uomo dalle insidie dell'ambiente. Il suo rapporto con esso era semplice e naturale. L'essere predatore e a sua volta preda rientrava perfettamente nella legge degli equilibri naturali. Le comunità erano piccole tribù di 20-30 individui su territori sconfinati. Ma già al momento dell'evoluzione da cacciatore ad agricoltore e allevatore, qualcosa cambia nei rapporti con l'ambiente. I campi coltivati, i pascoli per il bestiame, richiedono aree aperte sempre più estese, sottratte alla foresta. E il tipo di agricoltura itinerante aumenta questa necessità. La foresta primordiale, fattore determinante di equilibrio biologico e di regolazione idroclimatica, viene assalita con il mezzo più distruttivo di cui allora l'uomo disponeva, il fuoco. Un fuoco che divampa tra immense estensioni boschive, lasciando dietro di sé scheletri di alberi, tronchi carbonizzati, un fosco paesaggio in rovina. E sulla terra, non più protetta dal manto vegetale, gli eventi meteorologici scavano, dilavano e rodono, creando zone biologicamente morte. Ferite profonde che non si rimarginano più. Tuttavia, la natura resiste ed esiste ancora per qualche millennio. Poi il ritmo diventa improvvisamente vorticoso. È nato l'uomo industriale. In circa due secoli il nostro pianeta cambia volto. Assume una nuova fisionomia. Le esigenze della nostra civiltà sono enormi e colpevolmente si continua ad attingere al seno avvizzito della natura. Ogni anno si estraggono dalla Terra circa 10 miliardi di metri cubi di materiali solidi e liquidi, prevalentemente per la produzione di energia. In breve tempo si arriverà all'esaurimento di tutte le riserve, ma intanto l'era dei consumi rischia di trasformarsi nell'era dei rifiuti. Tutto il pianeta ne è contaminato, avvelenato. Le riserve idriche stanno trasformandosi in cloache. L'atmosfera, specie nelle grandi metropoli, è al limite delle possibilità di vita. E l'opera di inquinamento prosegue costante ogni ora, ogni minuto. Qualsiasi attività di questo uomo moderno peggiora incessantemente la situazione. Ci si rivolge, nelle ore libere, alle zone non ancora mummificate dalle colate di cemento. Eppure, anche da questa evasione nasce un'insidia che si estende alla campagna, alle acque correnti, ai fiumi, ai laghi. Ormai l'uomo è sopraffatto dall'inesorabile quantità di ciò che rifiuta. La sua libertà si perde giorno per giorno in questo impressionante accumularsi di quanto è costretto a eliminare. Rischia così di rimanere sommerso dai suoi stessi rifiuti. Grovigli, montagne di rifiuti solidi si accumulano ovunque. Una epidermide di indistruttibile plastica ricopre il verde dei prati, segni dell'accelerazione dei tempi che caratterizza la civiltà dei consumi. Un cimitero di auto simboleggia la futilità dell'ansia di muoversi in fretta. L'avventura dell'uomo moderno è legata alla produzione. Gli uomini di scienza da tempo avevano lanciato l'allarme. Preservare le poche oasi naturali dalla distruzione totale è indispensabile. Esse rappresentano le vestigia di un nostro passato biologico al quale, nonostante tutta la nostra vanità, apparteniamo. Vestigia più necessarie di quelle di un passato storico di cui qualcuno può andare fiero. Ma se ci guardiamo attorno, possiamo intuire il vero dramma della nostra specie. Siamo troppi e continuiamo a crescere secondo un ritmo innaturale che non misura i suoi limiti con l'habitat destinato ad accoglierci. Siamo quasi 4 miliardi oggi. Nel 2005 saremo 14 miliardi e nel 2025 una massa di 20 miliardi di individui.
ma la nostra sopravvivenza è legata anche alle nostre reazioni in un ambiente sempre più diverso da quello naturale. La componente aggressiva è ormai una reazione consueta nell'ambiente sovraffollato, in cui ognuno è un intruso. Quale differenza allora con gli animali tra i quali basta aumentare la popolazione nel poco spazio disponibile per scatenare la furia cruenta di quelli che si sentono insidiati e minacciati? Ma il campionario dell'aggressività umana si estende e si aggrava sempre più. Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente si fa sempre più difficile. Aggressività, violenza, ipersessualità, l'esasperazione dell'erotismo ci assedia. Il fine consumistico è ovvio. Ma ancora altre analogie ci vengono suggerite dagli zoologi, confrontando il comportamento dell'animale in cattività con l'uomo della metropoli. Entrambi sopraffatti dalla noia di un'esistenza che può sembrare senza scopi. Se le uniche possibilità di attività degli animali sono questi gesti stereotipati, privi di senso logico, come la loro monotona giornata, l'uomo, nel suo comportamento, nei suoi atti inconsci e altrettanto stereotipati, esprime la sua nevrosi per una prigionia che, pur razionalmente autoregolata, non è meno grave di conseguenze. Strutture nuove della condizione sociale. Una ragazza che fuma con aria di sfida e compie gesti di valore emblematico immediato. In che cosa la madriade che biascica interminabilmente si differenzia dall'ippi che mastica gomma? In queste nuove strutture della condizione sociale sono stranamente sorti per formazione spontanea gruppi e comunità giovanili i cui comportamenti sono forse il risultato di vere e proprie nevrosi talora collettive. Città del futuro. Qui vivranno questi sottoprodotti della civiltà dei consumi. Geometrie astratte che si imporranno agli esseri umani come linee guida anche della vita interiore. Cappe di plastica, una rete di strumenti oggi impiegati per rendere asettica l'esistenza di animali da laboratorio, ma che un domani molto prossimo potrebbero garantire l'unica forma di un'esistenza artificiosa per una umanità che ha distrutto le possibilità di vita nel suo ambiente naturale, rendendolo ostile. L'uomo cerca spazio per il suo esistere e in queste gabbie di vetro e cemento egli si è costretto a vivere ed operare dopo essersi privato di sole e di aria per sostituirli con gli artificiosi ritrovati della tecnologia. In cosa si differenziano questi alveari umani dagli stabulari ove in monotona sequenza trasparenti scatole contengono i topi che servono alla sperimentazione scientifica? Teorie di corridoi tutti uguali, monotoni come gli ambienti in cui sono allevati i polli in batteria, ridotti al ruolo di macchine da carne o da uova. È un reale benessere questo che stiamo rincorrendo stipati nei nostri stabulari, stipati nei nostri mezzi di trasporto. Per tutti ormai una cattività tecnicamente dorata, ambienti condizionati, ricambi continui di aria filtrata. Tutto per consentire lo sfruttamento massimo di questo spazio artificiale. Siamo forse al vertice di una parabola la cui curva sta per precipitare, come avvenne in altre epoche storiche per civiltà di cui conserviamo le vestigia. Quale dunque il futuro dell'uomo? Quale sarà l'evento che potrà riportare l'equilibrio in un ambiente snaturato? Guerre, epidemie o quali altre forme distruttive di portata universale? Sarà l'ambiente a difendersi contro l'uomo? O sarà l'uomo che, sfruttando i sempre più potenti mezzi distruttivi di cui dispone, determinerà il proprio suicidio, annientando ogni forma di vita sul pianeta?